Simmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Share. Dunque, ragazzi, la nostra Lynette, che ora ha difficoltà di deambulazione a quanto pare. Dove si trova? Beh, chi gioca a The Sims sa bene dove ci troviamo, ragazzi. E soprattutto con chi? Cioè, lei praticamente, cosa è successo? Lei è arrivato tipo un'email, perché ho immaginato si sia comunque iscritta tipo al sito barra forum del comitato cittadino, eccetera, eccetera, per avere comunque notizie relative a... no, a tutto quello che accade comunque, soprattutto in una città, perché ragazzi, San Maesciuno, rispetto a dove si trova lei, no? C'è la movida, diciamo, e quindi lei si è venuta comunque a sapere, ecco, di questo festival. Ovviamente non ha capito una ceppa di che cosa si tratti, ragazzi, perché figuriamoci per come sveglia Lynette, e quindi ha pensato bene, ma sì, invitiamo qui Harvey, ragazzi, che si è presentato. In realtà, ragazzi, perché comunque doveva, cioè aveva altri capperetti suoi da fare, più che altro, e non ha capito che è stata una mera coincidenza, cioè lei ora è convinta, io ovviamente l'ho aggiunto nel gruppo, ora lei è convinta che lui sia qui perché ha accettato il suo invito, quando in realtà lui sta qui per ben altro, ragazzi, altri motivi. E quindi verrà qui come minimo, ragazzi, e me lo abbraccia, perché conoscendo com'è fatta, ragazzi miei, figuriamoci, mamma mia, però, la sordità proprio, vogliamo smetterla? Notare, ragazzi, la presenza anche di Babbo Inverno. Allora, sei venuto, quante volte ti devo, glielo devo spiegare, forse non capisce, eh? Tra noi tira un vento gelido, io non sono venuto qui per il suo invito. Oh, su, qui c'è una fantastica musica. Seguimi, inoltre fanno dei tramezzini al formaggio grigliato che sono fenomenali. Non ha capito, ragazzi, proprio non vuole capire. Va bene, ok, veniamo qui. Vai qui insieme. Mentre la nostra... mamma mia. Completamente fuori tempo, ragazzi, completamente. E lei è qui. Lo sai che sei un lama, eh? E tu invece sei caduta su una buccia di banana e hai sbattuto la testa quando eri piccola, eh? Come minimo te la farai ancora sotto, scommetto. Giusto? Eh? Non dovrei neanche dirlo a gran voce perché si capisce solo guardandoti. Mazza, se due vanno d'amore e d'accordo. E tu sei un bidone dell'immondizia, eh? Non capisci quanto Lynette porti allegria, porti il sole nella sua vita, eh? Beh, senti, non ci vuole una scienza per capire che quella sta fuori, porta anche molti guai nella vita, va bene? Eh? Quello che deve fare è solo buttarmi l'immondizia, non capisco perché mi manda continuamente sti messaggini e mi trascina in posti strani. No, tu sei scemo completamente, vero? Non hai capito? Lei lavora con i computer, non deve buttarti fuori l'immondizia, non si capiscono, ragazzi. Era questi. Meglio se rimanevi dove stavi invece di prendere l'aereo e trasferirti qui. Capirai, detto da una pallonara come te, si capisce lontano un chilometro che sei una pallonara, capito? Questi due ragazzi vanno d'amore e d'accordo. Io con te non prenderei nemmeno un cappuccino, capito? Sei più scema di un lama, bene, mi fa tanto piacere, ragazzi, proprio, no, solo con Silvia. Bene, proprio una cosa, tesoro, gioca, sì, la vedo improbabile che riuscirei mai a giocare con qualcosa, con questi qui, però qualcosa c'è, perché potresti raccogliere tutto. Dai, eppure questi due stanno litigando, che è successo? Altro che amore qui, ragazzi, qua è una tragedia. Notare i bug, ragazzi, Giglio, perché sta qui, non lo so. Però la nostra, effettivamente, ora ha proprio bisogno di raccogliere, no? Queste piantine, ragazzi, quindi raccogli proprio tutto, tesoro.
Raccogli tutto, le piante crescono qua, ragazzi, bug mistici a più non posso. È bello vedere, insomma, che qua si va d'amore e d'accordo, vero? Notare questi due. Eh? Cosa fai nella vita? L'artista? Eh? Giusto l'artista potresti fare. E lei, senti, hai scocciato? Io me ne vado, non starò qui a beccarmi i tuoi insulti gratuiti. Beh, tanto da gratuiti no, tesoro, perché l'hai insultato anche tu fino a poco fa. Insomma, ragazzi, sta uscita è una disfatta. Dovevi incontrarti con lui? Oh, ho capito. In realtà lui doveva incontrarsi con quel tizio, ragazzi. Quindi con Lynette proprio zero. Però vabbè. Cara, a parte i bug mistici, hai raccolto tutto ciò che dovevi? Fermi, perché qua ultra mistico, raccogli i frutti del drago, tesoro, basta. Raccogli i frutti del drago. Sì, abbiamo capito, devi raccogliere questi. Oh, porca pera, non puoi raccoglierli. No, vabbè, ragazzi. È una tristezza. Che tristezza, non può. Vabbè, pazienza. Vieni qui, allora, cerca di contrattare. Perché per la prima volta, ragazzi, forse la nostra Lynette riuscirà a concedersi un pasto decente in un chioschetto molto carino, colorato. Potrebbe farmi uno sconto? Sa, ho appena iniziato a lavorare, sono in difficoltà, sei fuori di testa. Ecco, bene. Neanche questa gioia, ragazzi, eh. Il ramen, sì. Prenditi un po' di ramen, questa ci tira roba, ragazzi, va bene. Dopodiché, siediti insieme. Perché insomma lei, ragazzi, vorrebbe, no? Che tutti andassero d'amore e d'accordo qui, ma la vedo difficile. No, tesoro, qua ti devi sedere, qua. Stai avendo un po' di difficoltà con le bacchette, sì, ma vieni qui, tesoro, prendi il piatto. Allora voi non mangiate niente? Ecco, sti due proprio... Ragazzi, come il giorno e la notte. Che è successo? Vi state insultando, state guardando qualcuno che si insulta, ragazzi, è una tragedia sta uscita. Questa è imbarazzata per via del suo pessimo utilizzo delle bacchette. Tesoro, per favore, siediti insieme, dai. Cerca di fare in modo... Ah no, dovevi incontrarti con questo tizio? Beh sì, immagino quindi che sia Lynette a sedersi dove non dovrebbe, ragazzi, perché magari lui sta incontrando Tetsu, tutti Tetsu qua si chiamano. Allora, non prendi niente da mangiare? Harvey? E lui, ma questa ci fa o c'è? E poi altri sim. Chiedi di un altro sim e chiederà di Miko, ovviamente. Allora, che cosa te ne pare di Miko? Non siamo un trio perfetto? E lui, triché? Miko è una persona molto piacevole, no? Sì, sì, come no, è piuttosto in gamba, certo. Non le farei neanche preparare il mio cappuccino la mattina, figurati quanto mi piace. Io dico, di tanto posto dovevo trasferirmi proprio qui, dove avrei incontrato persone come voi. Io non capisco cosa ho fatto di male, lo so, caro, ma dov'è Miko in tutto ciò? Non si sa, è sparita Miko, ragazzi. Vabbè, versate Sakura insieme. Ha compiuto i primi passi, va bene tesoro, ok, dai. Dai, prendete del tè Sakura. Ammazza tesoro, che look. Complimenti, sei sul pezzo, come si dice. Tiè, olè ragazzi, guardate sti due. Possiamo prendere del tè Sakura tutti insieme? Beviamo qualcosa, dai. Lei prova, ragazzi, a coinvolgere il gruppo, ma non ha capito che lui è qui per altri affari. Oh, e ora lei è flirtante, quindi flirta con qualcuno. Secondo me il tè, ragazzi, le ha dato proprio al cervello, detto fra noi. Nel senso che magari... Oddio, ma è alcolico, sento caldo. No, tesoro, sì, c'è una piccola componente alcolica, diciamo. E lei lancerà i petali. Cosa che lui ovviamente non apprezzerà. E lui, ma che cappero sta facendo? Su via, descrivi il sogno flirtante. Neanche la soddisfazione di mangiare qualcosa di decente qui, Comunque, vogliamo iniziare a definire il nostro, insomma, impegno lavorativo? Oh, lo sai, ho sognato che io ti facevamo cose zozze. Insomma, tu eri stato come una statua, ora te lo dico proprio. E io, ero una tigre. E lui, non so di cosa parla, però si sente anche molto a disagio, ragazzi, lui in questo momento. È fiducioso, perché sì, come no.
però secondo me in realtà si sente a disagio. E spettacola sugli effetti del tè, dopodiché scherzerà anche sul mettersi insieme perché lei è totalmente andata. Io prevedo molti giorni di pioggia finché non, insomma, concorderemo sul nostro orario nonché compenso lavorativo. E lei sta, ragazzi, guardatela. Sono sicura che hanno messo qualcosa in quel tè perché mi sento completamente sbronza, oh no. Ci mancava anche la sbornia. Se ha il vizietto dell'alcol non può venire a lavorare per me, ha capito? Lui, ragazzi, quando lei ha scherzato sul mettersi insieme, ecco la reazione, si è dato. Ma secondo me, ragazzi, perché si vergogna? Proviamo a fare qualcosa di un po' più... no? Andare un po' più sul sodo, tipo flirtare. E notare che Miko ci ha proprio abbandonato quando ha visto un po' questo atteggiamento flirtante, ragazzi. Ma dai! Su! Sei così carino! E lui, beh... avevo molte ragazze al liceo che mi venivano dietro e devo dire anche da d'età più adulta, insomma. Sì, vabbè, cara, abbiamo capito, non è che ora devi tirartela. Compra e indossa la maglietta, no tesoro, pure la maglietta, dai, lascia fare. Chi è questo? Sì, maliziosa con Tetsu. Perché vuoi essere maliziosa con Tetsu? Comunque la tua amica lì, la pittrice, non penso sia adatta proprio al nostro gruppetto. Perché è tanto carina. È pure sbronza, ragazzi, sì. Sì, è andata. Comunque non butterò l'immondizia a casa tua. Va bene, ok ragazzi, stanno fuori. Stanno fuori entrambi, fai una presentazione amichevole. Scoppierà una guerra se non butterò l'immondizia. Ok, ma questa, non farci caso, ha mangiato troppi tramezzini al formaggio ghidato. Lo sai che lui è stato come una statua? Lo sai? Nel mio sogno era stato come una statua. E non ti dico. Che cosa facevamo? Ti sconvolgerei. Eh? Dovrei scrivertelo, ma è stato come una statua. Va bene, sì ragazzi, abbiamo capito. E visto che lei vuole essere maliziosa, lo inviterà a una finta festa. Ma perché è sbronza, ragazzi, non perché è cattiva. Dovresti venire alla festa che abbiamo organizzato io e Harvey, meravigliosa. Ma quale festa? Sono qui per discutere di lavoro. Lo so ragazzi, questa è sbronza, che deve farci? Niente, si allontanano da lei come se fosse un'appestata, ragazzi. E quindi lei continuerà ad essere maliziosa, perché, ed è sempre perché sbronza, eh? Metterà in giro una voce insensata. Ma Sofia, ce lo vedi Harvey in pantaloncini, nel mio sogno era in pantaloncini. E non ti dico, ma sembrava un drago. Sì, vabbè ragazzi, lasciate, quello dice, forse era meglio parlare con Miko. Tesoro, cosa stai creando? Qualcosa di inenarrabile. La promozione, cara mia... la vedo tragica perché devi fare ancora un punticino di... però vabbè dai, la programmazione basta lavorarci un po' su. Guarda! Non puoi metterlo nell'inventario. Che peccato perché tu te lo saresti fregato subito, però puoi impacchettartelo, dai. Ce la vedo e Harvey ovviamente resterà scandalizzato da questo fatto, ragazzi. Fagli una posa sexy poi. Perché lei vuole fare fichi fichi, allora... Non sono bella come nel mio sogno? E lui, beh... Lynette, sei una bella donna, ma... con me finirebbero le tue giornate di pioggia! E lui, beh, ragazzi, anche lui è un uomo, ovviamente, no? Ma chi è? Dai, amico, sbronza anche lei, ragazzi! Vai, impacchetta! E lei, sì, vuole fare fichi fichi, ma non ha capito assolutamente una cippa. Quindi chiedili se è single, tesoro! E poi inizia a sussurrare smancerie, inizia a prova a tenergli la mano, no? Battuta di abbordaggio. In tutto questo lei si rifiuta. Ragazzi, vedete, la ignora completamente. Allora, Harvey, non vorreste approfondire il nostro rapporto? Sì, proprio è sbronza, ragazzi. La nostra amicizia, Perché io in questo momento vorrei molto approfondire la nostra amicizia, Harvey. Sì, ragazzi, sta fuori, sta proprio fuori, ma di brutto. Poi prendi un po' tesoro. Miko, ragazzi, ci mangia su perché è disperata. Amoreggia con Harvey. Santa pera, ragazzi. Beh, tanto la promozione non è imminente, quindi... cerca informazioni sui vampiri, vabbè, ok. E poi raccoglisi qualcosa, cerca un oggetto da collezione, vai. Ragazzi, la vedo tragica qua la situazione, perché sì.
è tragica a dir poco. Si è capito che la nostra non deve assolutamente bere perché le fa molto male, ragazzi. Che dire della vita sentimentale? Perché lei lo vede molto rigido, ragazzi, no? Vedete, ancora sotto l'effetto del tè, ragazzi, si riprenderà. Ma allora tu, non hai una donna, mia bella statua? E lui, Dio santo, sbronza completamente, urla contro Tetsu. Ma che t'ha fatto quel poveraccio? Scoppierà una guerra se ti fidanzerai con qualcuna, perché io ho deciso che tu dovrai essere il mio fidanzato. Capisci? Con me brillerebbe sempre il sole nella tua vita. E sì che a quel punto butterai l'immondizia. Secondo me dovresti andare a dormire, Lynette. Sì, ora le dà del tu. Forse anche la musica ti ha un po' stordita, non credi? Ma che cosa dici? Ma io non sono affatto stordita. Ti avviso, scoppia una guerra se ti fidanzi con questa qua. Dio, tesoro, no. Questa, ma che c'entro io? Lo so, cara. Piuttosto dammi il tuo numero di telefono privato, perché è sempre difficile contattarti. Lui, va bene, Lynette, va bene, ti do il numero. Dai, ti prometto che poi butterà l'immondizia. Però, ragazzi, si sta un attimino riprendendo, Vedete, l'effetto del tè sta svanendo. E lui, lei lo abbraccia, ma lui più che altro, ragazzi, la sta sostenendo, secondo me. Del tipo, Lynette, fidati, sei ubriaca. Non sapevo che bastasse un goccetto per mandarti fuori, ma io sto benissimo, fatti abbracciare. Vedete, ora sta proprio fuori, ragazzi, sì. Sta proprio, ma molto, molto fuori. Di brutto, proprio. E io non penso lui vorrà amoreggiare con te, tesoro, perché... Non ancora, dai, lascia fare. Oh. E mano a mano che torna ad essere lucida, infatti, ragazzi, torna un po' più in sé. E quindi, dov'è? Entusiasmati per la nuova serie TV. Lynette, dovresti andare a riposare, credimi, è meglio. E lei, ma no, dobbiamo andare a vedere la nuova serie TV. E lui, sei di nuovo lucida? Ma certo, cosa è successo? Non dirmi che ci siamo persi la puntata. E lui, no, siamo venuti al festival, ricordi? Amoreggia con Harvey, dai ragazzi, diventa sempre più insistente come desiderio, Fai fichi fichi con Harvey, no ragazzi. Cioè, nel senso, anche ora che è lucida? Bene, cara mia. Usa interazioni non romantiche, ma buffe con Miko. E lui comunque le ha spiegato, Lynette, eri sbronza, hai bevuto quel tè e sei andata proprio fuori. Oddio, è vero, io non sopporto gli alcolici. Miko, te l'ho raccontata quella volta che al liceo mi sono sbronzata. Mamma mia, guarda, uscivo con uno che era un tipo evasivo. Mi sono divertita un sacco e lui, oh mamma mia, allora è proprio un vizio il tuo, Lynette. Mamma mia, questa volta è lui, ragazzi, che mi prende le iniziative. E lei, cosa fai? Ti sostengo, sembravi, come dire, in difficoltà. Sì, certo, Harvey, come no, sembrava proprio in difficoltà. E lei, no? Magari, oh scusami, ti sei dovuto prendere cura di me per tutto questo tempo, tenermi compagnia, parlarmi, magari avevi molto meglio, cioè, molte altre cose più divertenti da fare. Vogliamo immortalare la nostra uscita? E lui, ma perché questo strano vizio di farti le foto? Tesoro, perché lei comunque è una smanettona, poi le pubblicherà tipo nel suo blog. Quindi, ovvio, no? Non lo sai, ma sei finito già sul blog di Lynette. Quindi evviva evviva, buon per te. Allora, dunque. La nostra, comunque, che sì, è un po' festacchiotta, ragazzi, però ora non a livelli, no? Si è resa conto di, insomma, di ciò che ha fatto con... Che ha superato, insomma, diciamo, un po' i limiti. Vieni, vai qui tesoro, vai qui insieme. E quindi adesso, siccome è molto ma molto imbarazzata, dai, forse andiamo a cantare che prima non ci siamo riusciti, forse non ce la faremo neanche stavolta. Ma mandalo in bagno, c'è la tua amica, guarda! Tenta di nuovo una presentazione. C'è la mia amica Judy, te la vado a salutare. Lui, no, Lynette, ti prego. No tesoro, non ti si fila proprio, poi tu devi andare in bagno. Judith, carissima! Sei sempre splendida, guarda, questo vestito mi incanto! Sei stupenda!
chiedi un selfie, lo so, tesoro, oggi leggerà il Plumbob. Te lo ricordi quando ci siamo fatti il selfie l'altra volta alla festa? Ti prego, ti va di farti un altro selfie? Dai, facciamocelo, chiedi un abbraccio. Eccola lì, e questa pure va a finire sul blog, ragazzi. Lynette e le sue amicizie. Magari un giorno anche Judy ti terrà nel club di Lynette, ragazzi. Perché lei, cioè, voglio dire, è il tipo di invitarla, cioè da ficcarcela in mezzo senza nemmeno dire nulla, quindi non la inviterebbe nemmeno. Chiedile anche un autografo, dai. Ragazzi, va meglio qui, Che disastro. Allora, dunque, vediamo un po' cosa ha raccolto però la nostra Lynette. Questo che è normale, di qualità. Questo che, ok, lo abbiamo. Le rose, ragazzi, guardate il valore. 29 simoleon, 10 simoleon. Siamo messi bene, ragazzi. In più questa pista da ballo. Devo dire, non è male. Non è male. Puoi cantare in duetto country con lui adesso? Mi sa comunque di no. No, ragazzi, no, non può. Va in bagno, cara. Ecco, brava, fai pipì come una campionessa. Perché sì, lei comunque questa voglia di prova a tenere un selfie, di nuovo, basta tesoro, te lo sei fatto un selfie. Comunque diciamo che anche se sei completamente ripresa, ragazzi, questa strana voglia di fare fichi fichi con Harvey non è passata, stranamente. Quindi poi lei verrà qui. Tesoro, sbrigati. Ecco. Di tanti tavoli, vero? Dai, sediti qui insieme. E secondo me cercherà un po' di più. Lui magari è rimasto. Sei rimasto finora? Ti senti meglio? E lei... Sì, sì, guarda, ora sto decisamente meglio. Insomma, sei stato molto gentile a restare fino adesso. Pensavo fossi più un dinosauro lui. Un dinosauro io? Ma sì, sei talmente un orso che non pensavo ti saresti preoccupato per me. Capisci? E invece no. A quanto pare, anche se come pipistrello ho, come dire, succhiato via tutte le energie vitali in questa serata, sei stato molto paziente. Lui, sono una persona molto paziente, capisci? Ma ho anche del lavoro da sbrigare. Sono dovuto restare qui con te e con quella tua stramba amica pittrice. Comunque sei sicura di star bene? Ma sì, guarda, potrei anche fare appotti con qualcuno. Fa una meraviglia. Questo sguardo, caro mio. Non mi convinci. Comunque avresti bisogno di metterti in un letto e riposare. Lei fa una battuta per bordaggio audace. Vuoi venire con me a farmi compagnia? Scommetto vero a lui, cosa? Ma sì, dai, stavo scherzando. Sì, come no, tesoro. Come no. Lui è stanco. Quindi, ragazzi, a questo punto, vedete, lui prende sempre un po' le distanze. A questo punto la nostra torna a casa, perché comunque, ragazzi, deve recuperare un po' di divertimento. E c'è altro comunque da fare. Quindi ci vediamo a casa di Lynette, della nostra svampita Lynette. E tornata a casa, ragazzi, si rende conto che purtroppo qua... No, le pulci per il momento no. Oddio, forse però ti farebbe comodo, elimina la pianta morta, tesoro. Tanto ne hai alte di bocche di leone. E vorresti invitarlo? Perché no? Dai, magari anche un salto lì potremmo farlo, ragazzi, Male non farebbe, però, certo, un po' di divertimento dovresti proprio recuperarlo, tesoro mio. Butta qui. Ci penso mi, qua. Prima magari potresti però, ecco, come dire, piantare. Questo te lo lascio. Questo 65 te lo vendi. Facciamo accoppiare la rana. Ed è nata una rana dal valore di 120, ragazzi, non male. Tesoro, dovresti spostarti, vabbè. Mettiamola qui per ora. E perché no, anche delle rose. Non male. Mettiamole qua.
Magari ne mettiamo 5, ragazzi, che sono parecchio costose e le altre ce le vendiamo. Però dovresti proprio iniziare a piantare, cara, su. Dovresti anche recuperare. No, va bene. Questa volta il mercato delle pulci no, ragazzi, perché deve lavorare un po' sulla programmazione, recuperare un po' di divertimento. Quindi no, per il momento no. Però, ragazzi, sì, la nostra Lynette è molto particolare come persona. E con Harvey. Ho saputo amicizia con Miko. Buonanotte, Harvey. Complimenti, sei sveglio. 16 giorni al passaggio d'età. E con Harvey diciamo che. Qualcosa si sta smuovendo, perché sì, la nostra ha capito che non gli rimane poi così indifferente questo Harvey, ragazzi. Per niente. Solo che lo vede, cioè non è. Può sembrare una fessacchiotta la nostra Lynette, e parecchio lo è, ragazzi, però riconosce che andiamo al mercato delle pulci? Ragazzi, ci invita sempre, no, però dobbiamo annullare. Lo vede comunque che sono estremamente diversi, ragazzi, quindi si domanda, no, ma se mai dovessi per assurdo iniziare una relazione con questo tizio, ma che vita potrei avere con lui? Cioè, siamo così diversi e giustamente, ragazzi, è normale. Livello 3 di giardinaggio, scava e raccogli poi tutto anche qua. Dopodiché, tesoro mio, vieni qua e gioca una partita. No, ragazzi, la sta invitando di nuovo. Harvey è andato in fissa. Probabilmente, ragazzi, Harvey ha capito anche lui che Lynette non è poi così indifferente. Secondo me, vedere che Lynette ha fatto un po' la prima mossa, altro che domestica, le ha fatto un po' cambiare idea. Salve, lei è Lorenzo. Salve, Lorenzo. Mappa del tesoro, non ce ne frega niente, ragazze, assolutamente, perché. Ma anche no. E meno delle 2 cipolle, sì, dai, 2 cipolle non male, tesoro. Perché no? E potresti anche piantare questi poi. Più avanti, non ora, questo puoi vendertelo. Le mele te le puoi vendere. Ragazzi, bisogna cercare un po' di, come dire, no? Mi sono venduto anche le cipolle, ragazzi, perché sono la più furba del. No, eccole qua, mamma mia, ragazzi, buonanotte. E nel frattempo che lei si riprende un pochino, stai andando, tesoro? Oh, ecco. Io continuo un po' a piantare qua. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate di Harvey, perché, ripeto, secondo me il fatto che Linetta abbia, no, fatto il primo passo l'ha colpito molto, diciamo, quindi. Magari ora la considera in modo diverso. Potrebbe anche essere. Oppure non è che poi Lynette conosce così bene Harvey, ragazzi. Magari Harvey vuole solo divertirsi con lei. Magari no? Ha trovato una ragazza che apparentemente ci sta. E quindi magari vuole solo divertirsi con la nostra Lynette. Chi può dirlo? Dobbiamo anche aumentare la programmazione, tesoro, perché fra 20 ore vai a lavorare. Sicuramente la nostra Lynette chiederà consiglio, amico, anche a Judith se potesse chiamarla, ma non può. Vediamo un po', invita nel lotto attuale. Vedete, non può, perché altrimenti l'avrebbe chiamata, e come? Non è certo il tipo da farsi problemi. Quindi, tesoro, vieni qui e programma, esercitati, dai. No, no, no. Dormi più tardi, sei stanca, morta, ma dormi più tardi, farai un pisolino più tardi. Quindi, ragazzi, io direi che con la nostra Lynette, che dopo aver trascorso questa nottata, questa notte folle, sotto gli effetti del tè Sakura, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Ora sta qui e deve lavorare, dedicarsi alla programmazione. Non è mica tutto divertimento, tesoro, quindi datti da fare.
Se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Macinima con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente ma veramente la pena. Mi raccomando, andate e iscrivetevi. Detto questo ragazzi, fatemi sapere secondo voi cosa accadrà fra Harvey e Lynette. Cosa ne pensate di questo episodio? Io mi diverto sempre tantissimo, ragazzi, a registrare con lei perché Lynette è un tipo molto particolare, come molti di voi mi hanno fatto notare nei commenti. E quindi sì, io mi diverto tantissimo, vi dico la verità. Vi auguro un fantastico fine settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Soul Simmers. E non...